a tutti ragazzi, oggi voglio portare alla luce un altro episodio abbastanza drammatico per quanto riguarda il mondo del pugilato. Un episodio che non è successo tantissimo tempo fa, infatti l'episodio in questione risale a poco più di un mese fa, giugno 2024, quindi abbastanza fresca come cosa. Un episodio che però ci ha fatto rischiare di vivere un altro incubo nel pugilato. Ma cosa è successo? Durante un match di pugilato, più precisamente durante una competizione sportiva nelle quali diversi pugili professionisti combattevano in due squadre l'una contro l'altra, chiamata Team Combat League, nelle quali appunto questi pugili dovevano scontrarsi fra di loro per un totale di 18 round, partono subito all'inizio di questa competizione, quindi al primissimo round, l'evento era appena cominciato, iniziano Tremaine Williams e Ryan Allen, che cominciano a boxare e ad un certo punto uno di questi pugili, il pugile Tremaine Williams in questione, fa una scena veramente che, ragazzi, adesso la vedremo insieme, a me ha fatto venire proprio i brividi sulla pelle, cioè proprio l'ho vista in diretta questa scena, mi ha lasciato abbastanza gli incubi quella notte, cioè è una roba veramente veramente particolare, ma ora ce l'andiamo a vedere insieme. Eccoci qua, siamo all'inizio praticamente della prima ripresa, minuto 1:23, Tremaine Williams contro Ryan Allen. Cominciano a combattere, sembra tutto ok, tutto a posto. Pugili si scambiano un paio di combinazioni, quando ad un certo punto, guardate che cazzo è appena successo. No ragazzi, ora facciamo il replay perché bisogna vedere bene questa scena. Cioè, per contestualizzare, combattono, cioè sono ancora all'inizio praticamente della ripresa, non è ancora successo chissà che, ancora non ci sono stati tutti questi colpi potentissimi. Ryan Allen porta qualche combinazione, si vede che qua magari gli ha toccato un po' il mento, non si riesce a capire da questa inquadratura se è riuscito comunque a toccargli un po' la testa in questo punto. Fatto sta che il pugile in questione, Tremaine Williams, si blocca praticamente di punto in bianco, cioè proprio si ferma, si frizza, è rimasto frizzato e comincia a fare dei gesti quasi robotici, quasi, cioè ragazzi, è da brividi questa cosa. Dopodiché cade a terra, cioè guardate che cazzo è appena successo sul ring e guardate l'avversario che giustamente, cosa fai? Sei in quella situazione, sei impanicato, ancora non hai tirato chissà che colpo per dire porca miseria gli sto facendo male, eppure cioè ti vengono tutti i sensi di colpa, vedi una scena del genere davanti a te, penso che molti ragazzi smetterebbero di fare pugilato. E infatti guardate come si sta disperando anche il pugile, l'avversario in questione. Qua ovviamente sono intervenuti tutti quanti, sono intervenuti i medici, l'hanno portato subito via in barella e l'hanno portato all'ospedale più vicino per le cure dovute. E tornando a noi, cosa è successo? Perché è passato un po' di tempo da quell'accaduto, il pugile in questione, Tremaine Williams, è stato portato per avere le giuste cure appunto in ospedale subito, cioè prontamente, e per fortuna per stavolta questo episodio finisce bene, perché il pugile in questione si è ripreso durante le cure dopo l'ospedale, ha postato un paio d'ore dopo, qualche giorno dopo, un post sui social tra le sue stories in cui diceva che praticamente spiegava un po' la sua situazione in poche parole, che si è ripreso e tutto ok, aveva avuto solamente un problema di disidratazione ed è stata la cosa che appunto gli è stata riferita dal medico una volta che ci sono stati tutti gli accertamenti. La causa di quello che è appena successo in questo episodio è la disidratazione che purtroppo, per chi non conosce molto bene il settore fighting, è una pratica molto comune tra i professionisti. Piccola lezione di disidratazione per chi non è del settore, per chi non ci capisce tantissimo: tutti i pugili professionisti, tutti i fighter in tutte le competizioni più grosse al mondo tagliano del peso facendo appunto una disidratazione, quindi a perdere dei liquidi. Questo perché succede? Voi vedete magari le categorie di peso a 60 kg, 65 kg, 70 kg. Il pugile in questione che va a fare quella categoria di peso, ad esempio la 70 kg, prendiamo ad esempio, fuori peso lui non sarà mai 70 kg. Fuori peso alcuni pugili sono sui 77, 78, anche 80 kg magari. Sfruttando una clausola che è quella del peso
prima del match, ovvero un giorno prima si fa il weigh-in, la pesata ufficiale, loro praticamente in quella settimana, in quei pochi giorni prima della pesata ufficiale, vanno a perdere tanti liquidi attraverso delle metodologie molto drastiche, come ad esempio la sauna, essere ricoperti di tutta una serie di cose, asciugamani, maglie termiche, tutto quanto, al fine di perdere il più possibile liquidi per arrivare in quel peso là, in quella gara. Quindi se sei 80 kg vuoi arrivare a 70 kg, quindi se sei 80 kg vuoi combattere per i 70, dovrai perdere circa 10 kg, che sono veramente tanti. Questa però è una pratica molto esaustiva per il nostro fisico, e voi direte, se tu fai questa cosa qua, come fai dopo a combattere al meglio? Cioè sarai tutto sciupato, tutto praticamente senza forze, senza energie. Ecco perché il peso si fa il giorno prima. Questo perciò ti porta ad avere un giorno di tempo per reintegrare questi liquidi. Quindi in poche parole cosa succede? Tu vai a perdere i tuoi liquidi facendo determinate pratiche come la sauna, il bagno bollente con il sale dentro, al fine di perdere tutti questi liquidi, fare il peso, rientrare ufficialmente in quella divisione, categoria di peso, per poi praticamente una volta fatta la pesata, essere ovviamente seguito da dei professionisti, nutrizionisti e quello che vuoi, e reintegrare praticamente nelle ore successive tutto il liquido perso. Questo si fa per avere un vantaggio durante la competizione. Un vantaggio che oramai io lo vedo abbastanza nullo, ho già fatto un video sul taglio del peso e sul perché trovo che sia, tra virgolette, insensata questa cosa. Inizialmente il taglio del peso si faceva per avere un vantaggio sull'avversario. Esempio, se stiamo facendo entrambi il peso di 70 kg, ma io fuori peso sono solitamente 80-82 kg, io salirò sul ring contro di te che sei 70 kg con 12 kg di vantaggio. Cioè se tu non tagli il peso e sei 70 kg fuori dalla gara, sei 70 kg dentro il ring, io che taglio il peso, alla pesata sarò 70 kg, al match salirò sul ring contro di te che sarò 82 kg, quindi avrò un vantaggio di 12 kg su di te. Oramai questa pratica, ragazzi, è molto diffusa, quindi tagliano tutti il peso. Cioè ad un certo punto è un po' fine a se stessa, almeno per quel che riguarda me, e questa pratica va a vantaggio di chi è geneticamente portato a perdere tanti liquidi e a recuperarli. Vedi ad esempio Khabib Nurmagomedov, fuori peso, fuori dalle gare, lui sta sui 92 kg, cioè combatteva per i 70 kg. Cioè capite come mai Khabib arrivava e spezzava tutti dentro il ring? Cioè ovviamente dentro la gabbia non era poi 90 kg, però sicuramente non era 70. Cioè voi lo vedevate come era tutto sciupato, tutto tirato, 70 kg. Quando entrava in gabbia sarà stato minimo 82-83 kg, se non di più, se non di più. Quindi se il tuo metabolismo è geneticamente predisposto a perdere tanti liquidi e recuperare tanti liquidi in poco tempo, avrai ovviamente un vantaggio sul tuo avversario. Detto ciò, per questi motivi io sono molto contrario questa pratica del taglio del peso, che oramai è diventata inutile perché tutti tagliano peso, tutti reintegrano. A sto punto fai prima a combattere nella tua categoria di peso, cioè, e non rischiare tutti i danni che possono derivare appunto da questa pratica. Perché bisogna ricordare, ragazzi, che il taglio del peso è una pratica molto estenuante per il nostro fisico, e non solo. Cosa è successo più precisamente anche nel caso di Tremaine Williams? Voi dovete sapere che una volta che tagli tanto liquido dal tuo corpo, tanti liquidi, non vai a togliere solamente il liquido presente nei muscoli e comunque nei tuoi arti, vai a perdere anche un liquido cerebrale che serve, che sta attorno praticamente al nostro cervello per proteggerlo da eventuali danni qualora sbattesse contro la nostra scatola cranica. Quindi praticamente quel liquido là che c'è attorno al nostro cervello, tra il nostro cervello e la scatola cranica, serve appunto per attutire tutti quei danni che possono derivare, ad esempio in un match di pugilato, da un pugno, da un colpo che magari che ti arriva in testa. Cioè voi immaginate andare a perdere quel liquido là, che è molto pericoloso, è veramente tanto pericoloso, e soprattutto a lungo andare porta danni irriversibili. Abbiamo già avuto altri danni del genere nel mondo del pugilato che si sono trasformati però quella volta in tragedie vere e proprie. Anche nel caso di Tremaine Williams probabilmente avrà fatto un taglio del peso estenuante che lo ha portato appunto a perdere tanti liquidi, e ovviamente si è creata, per tutta una serie di motivi che possono essere stress, il caldo all'interno dell'arena, i colpi arrivati anche se pochi magari durante quella prima ripresa fino a quel punto, che però magari hanno portato a questo danno che avete visto anche voi cosa è successo. Cioè vedere una cosa del genere ti fa pensare veramente, ti fa cominciare a pensare su
quello che è importante realmente per te, cioè vincere un match o rischiare la vita e magari rimanere sulla sedia a rotelle per tutta la vita, come ad esempio è successo al pugile Pritchard Colon, che però le cose là erano andate un po' diversamente, però diciamo che il risultato è simile. Questo può portare solamente a danni veramente irriversibili a tutti i pugili che continuano a fare questa pratica. Se tu ovviamente combatti a livelli mondiali, a livelli importanti, che lo fai per guadagnare milioni di dollari, sei seguito comunque da un team, hai a disposizione dei mezzi grazie ai tuoi soldi per essere seguito da gente esperta, gente che ti tiene il battito cardiaco, gente che ti misura costantemente l'acqua nel tuo corpo, che ti monitora comunque se va tutto bene. C'è a disposizione tante cose, un team molto preparato per seguirti in questa pratica. Io vedo magari gente che combatte in Italia nel pugilato italiano professionistico, che per una borsa da titolo italiano si va a fare queste pratiche di taglio peso, magari molte volte anche fatte così in maniera casereccia in casa, perché c'è il nutrizionista che gli ha detto che più o meno funziona così, c'è l'amico che magari l'ha fatto prima combattendo e quindi gli ha detto fai così, fai taglia per tagliare il peso, fai questo, mettiti nell'acqua con il sale. Cioè capite che il gioco deve valere la candela. Se tu combatti per qualche milione di euro, milione di dollari, lì lo posso ancora capire che vai a rischiare la tua vita. Ed anche in quel caso io penso che molti pugili, dopo aver visto l'accaduto di Tremaine Williams, ragazzi, io penso che sono cose, sono scene queste che ti fanno un po' riflettere poi sulla tua carriera e sulle cose realmente importanti. Cioè, questo purtroppo è quello che è successo al pugile in questione, Tremaine Williams. Per fortuna sta bene, ha assicurato subito tutti quanti di stare bene dopo l'accaduto. Chissà però in futuro, ragazzi, cioè questo è stato il primo segnale, sicuramente, o almeno lo spero per lui, nei prossimi match, anche perché una carriera da professionista di 20 vittorie e 2 sconfitte, cioè quindi è un pugile anche molto buono. Io spero per lui che questo taglio del peso da ora in poi lo tenga sotto controllo e non rischi di eccedere di nuovo in questa pratica. Detto ciò, fatemi sapere voi sotto nei commenti cosa ne pensate del taglio del peso e di quello che è successo ovviamente a Tremaine Williams. Noi ci vediamo al prossimo video, come sempre ragazzi. Os!